Lucca per il Festival del Volontariato, un'occasione per conoscere l'Italia della solidarietà. Ce ne parla Silvia Ferretti. Lavorano nei campi e nelle vigne come tutti gli agricoltori, ma fanno parte di un progetto speciale promosso da associazioni di volontariato che operano per il reinserimento di persone svantaggiate. Si chiama agricoltura sociale ed è una buona opportunità anche per le imprese agricole. È un settore credo che potrebbe avere una grande espansione perché mette in contatto l'imprenditoria privata, diciamo, il bisogno sociale. E anche la riscoperta della terra, che insomma ora sta diventando, anche con la crisi, molto nell'attenzione anche dei giovani, quindi potrebbe essere un settore di grande sviluppo per il mondo del volontariato. Di agricoltura sociale e di molti altri progetti si è parlato a Lucca nei 4 giorni del Festival del Volontariato. Tra gli stand più frequentati, quello della cooperativa sociale nata nel carcere romano di Rebibbia, con le magliette stampate dai detenuti, e il Punto Ristoro con i ragazzi del ristorante Le Mani in Pasta di Corsagna, in provincia di Lucca, un altro progetto di reinserimento sociale ben riuscito. Abbiamo anche avuto l'opportunità di fare dei catering a livello della nostra sede di Corsagna. L'abbiamo fatto a Firenze, poi giù a Lucca tante volte. Io in questo progetto faccio il cameriere, praticamente servo le persone, è una cosa che mi gratifica molto, soprattutto nel rapporto col pubblico.